lui semplicemente troppo bravo o qualche piccolo rimpianto te lo porti dietro per qualche passaggio della partita? Ma secondo me peccato quando sul al secondo avrei preso il break, ho sbagliato il rovescio lungo linea e poi ho messo 3 seconde di fila. Magari in quel momento lui aveva un attimo rallentato, avevo bisogno di un aiuto dal servizio. Però diciamo che quando ci sono state delle piccole occasioni, e lui oltre a essere bravo è stato anche un po' più fortunato di me. Cioè, il break del primo set l'ho preso con una stecca di dritto, e sul il break del terzo, sul 30 pari, è vero, è attaccato più lento, ma lui ha preso il nastro. Cioè, quei punti che comunque ho bisogno io di fortuna, magari andavano da lui. Oggi oggettivamente lui in questa superficie è più forte di me, quindi io avevo bisogno che qualcosa mi girasse bene. Eri anche secondo te un po' stanco dopo le partite dell'altro giorno, oppure ti sentivi fisicamente a spingere? Hai spinto moltissimo, più stavolta che non contro Darcis, secondo me, cioè come forza, però non so come ti sentivi te fisicamente. Ma io credo che fisicamente stavo meglio oggi di venerdì, in questo credo che lo staff medico mi ha dato una mano, perché ho recuperato benissimo e, se devo essere sincero, oggi stavo addirittura meglio di venerdì, insomma. Da quel punto di vista credo che anche da come mi muovevo non dava la sensazione di un giocatore stanco. L'unico problema di oggi credo sia stata la percentuale di prime, che in un momento si è abbassata un po', però insomma quello ci sta, perché delle volte ho iniziato a fare anche scambi lunghi. Poi è difficile giocare con lui perché lui sta sempre dentro il campo, te finivi spesso fuori, per cui dovevi correre un sacco. Anche perché io devo cercare di abbassare il ritmo, perché se fosse andato di ritmo lui giocava meglio di me. Quindi da un certo punto di vista, per rallentare ho bisogno di un campo più lungo e devo andare un po' più indietro e poi cercare di avvicinarmi. Soltanto in 3 o 4 occasioni hai liftato molto, hai cercato di alzare molto, però lui ti ha aggredito dall'alto e ti ha picchiato, insomma è riuscito a tirare forte anche sulle palle più liftate, però mi aspettavo che l'avresti provato a farlo di più. Il problema è che su questo campo che ho provato in questi giorni la palla non rimbalza, quindi anzi si ferma, quindi non prendendo rotazione lui si sarebbe avvicinato sempre di più. Io potevo fare al massimo 1 e poi cercare di avvicinarmi, però su questo campo è quasi meglio lo slice che la palla alta. Quindi ho provato magari un po' più in quel modo. Comunque, hai provato ad andare in rete, a fare due sbagli corte, ha provato un po' tutte, ma Goffelli è tipo al solito, ti ha regalato un... No, lui non mi ha regalato niente. Io ho detto che avevo bisogno di qualche punto che mi girasse un attimino meglio. Solo che quando attaccavo un po' piano lui mi passava. Quando è normale, quando andava al massimo rischiavo di più, perché alla fine è vero, al terzo set l'ho breccato, ma per breccarlo ho dovuto fare 3 vincenti incredibili, è quasi impossibile giocare una partita in quel modo. Poi se uno guarda il game dopo, sullo 0-15 il mio diritto con l'occhio di Falco era fuori di poco, e il suo rovescio lungolino è entrato di poco, quindi sinceramente, essendo quello più forte, io ho bisogno di fortuna per batterlo oggi. Ecco, ti ha fatto effetto vedere, perché lui è un ragazzo mingherlino, te hai tirato anche delle botte pesantissime e questo rispondeva come se nulla fosse, cioè, ed è numero 8 nella race quest'anno, quindi vuol dire che c'è qualcosa che magari da fuori non ci si accorge, ma ecco, giocarci contro cos'è? Ti arriva la palla all'improvviso? Ha un tempo sulla palla incredibile, non ti dà il tempo di far gioco. C'è stato qualche volta che mi ha servito a uscire, ho risposto fortissimo sui piedi e lui mi ha giocato subito vincente di là. Questo credo sia, per questo insomma è fra i primi al mondo, sa? Lui riesce a battere i migliori che tirano forte, quindi è una sua caratteristica. Te lo aspettavi così o così duro? Chiaramente si sa che è forte, però trovarcisi contro può essere diverso. C'è qualcosa che in qualche modo ti ha sorpreso, insomma, se ripeto, tutti lo conoscono. Ma io credo che rispetto a prima ha migliorato molto il servizio, perché sono molto ricco, però oggi è fatto innanzitutto che non solo doppio fallo, mentre prima ne faceva di più. E nei momenti importanti serviva 2-0-5, 2-0-6, ma serviva delle seconde slice importanti, quindi diciamo che lì è dove ha migliorato di più, credo, ha fatto il salto di qualità per giocare nei primi. Grazie. Come ne esci dal titolo personale, come bilancio personale? Ma l'obiettivo di questo weekend era di vincere e di raggiungere la semifinale, quindi in quello non ci siamo riusciti. Per il resto credo di aver fatto delle buone partite. Ho detto che oggi stava addirittura meglio di venerdì, peccato per venerdì, perché magari quel match lì, magari il quarto set, poteva cambiare la situazione, però sapevamo che era una partita difficile. Grazie.
Dove vai dopo qui? Dove, quali sono i prossimi punti? Io vado a Marrakesh, quindi credo che giocherò martedì. E poi ci sarà Monte Carlo, insomma, inizia la stagione sulla terra, sarà diversa. Vediamo anche quando si arriverà in Marocco, sperando di essere in forma da Monte Carlo. Grazie.